Per capire bene le cose occorre connetterle. Qualcuno ricorderà che le sardine, evoca qualcosa il nome sardine, 6.000 sardine, cioè 6.000 incapaci e ignoranti, non lo dico per offenderli, ma hanno dato prova di esserlo dicendo che Moro, Aldo Moro, statista democristiano, è stato ucciso dalla mafia. Hanno dimenticato le Brigate Rosse, è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Quindi, prova di ignoranza, ma di per sé. Questo errore è illuminante perché ci dice che per quello che riguarda lo Stato e per quello che riguarda la percezione dei cittadini, due posizioni estreme contro le leggi dello Stato e contro il sistema democratico, che pure è un sistema anche lui, sono mafia e terrorismo. Quindi, come è capitato con Cesare Battisti e con altri, non si può essere indulgenti con i terroristi, con quelli che hanno ucciso Moro, né si può essere indulgenti con quelli che hanno ucciso Falcone. Quindi noi identifichiamo, rispetto a questi mostri e rispetto alle leggi per contrastarli, mafia e terrorismo. Dunque, trattare con la mafia è come trattare con i terroristi e viceversa. Infatti, perché fu ucciso Moro? Occorre ricordare, è una cosa lontana, questo personaggio che è stato un grande statista, che tentava il collegamento fra sinistra comunista e democristiani, che su questo è stato giustiziato, processato e giustiziato dal Tribunale del Popolo delle Brigate Rosse, la morte, l'averlo lasciato uccidere, dipende da un principio, che lo Stato non tratta con i terroristi. Uno può anche pensare, potrebbe trattare. Sappiamo che nei rapimenti si proibisce ai parenti di pagare i rapitori. Nel caso di Moro non c'erano i parenti, c'era lo Stato che per la maggioranza, se escludiamo il Papa Paolo VI e Craxi, tutti gli altri che avevano voce in capitolo, compresi i democristiani, non trattarono con le Brigate Rosse, le quali uccisero Moro. Perché? Perché non si tratta con il terrorismo. Come non si tratta con la mafia, infatti si ritiene un reato la trattativa Stato-mafia, ma ove si trattasse con i terroristi o con la mafia, andrebbe evocata una categoria che si chiama ragion di Stato, la quale stabilisce che a fronte di alcuni pericoli, stragi, bombe sui treni, tutto quello che è avvenuto e che ha riguardato anche la strage, le due stragi che hanno fatto morire Falcone e Borsellino e la loro scorta, in quel caso uno potrebbe valutare. Non dico ritrattare, ma di trovare un punto di accordo. È un crimine? No. Eppure da anni, non Moro, ma Mori viene processato perché avrebbe trattato con la mafia. Mori è il grande generale dei carabinieri che ha catturato Riina, ma ha fatto alcune cose che hanno insospettito ed è nato un processo infinito che l'ha portato anche in primo grado, a una condanna perché avrebbe trattato con la mafia. Ma cosa ha trattato? E per chi ha trattato? Non si sa, perché il livello politico, cioè i mandanti della trattativa, ovvero Presidente del Consiglio, Ministro degli Interni, autorità, ovvero, come si è ipotizzato, Calogero Mannino, ministro minacciato dalla mafia, ovvero il Ministro degli Interni Mancino, che avrebbe detto falsa testimonianza, cioè il potere politico che tratta con il potere antipolitico, ovvero quello di una forza contro lo Stato, questa è la trattativa Stato. Politica, mafia, ha degli esecutori che in questo caso sarebbero identificati nel generale Mori e nel carabiniere Subranni, i quali avrebbero trattato per sé, perché non ci sono i mandanti. Quindi un processo ridicolo che incrimina persone oneste e le condanna, perché occorre dimostrare il teorema, oggi sostenuto prima da Ingroia e poi da Di Matteo, perché? Perché Bonafede è stato in qualche modo influenzato dalla mafia. Qui abbiamo un elemento. Il vero processo lo deve farlo non a Mori, ma a Bonafede. Trovare un magistrato, visto che non può più essere lui, che oggi è membro influente del CSM, un ruolo politico, non è più un magistrato antimafia operativo, gli dovrebbe dire: io ho denunciato questa cosa. La mafia ha intimidito, abbiamo le intercettazioni, Bonafede, il quale per trattare con la mafia e accettare il suo condizionamento, l'abbiamo detto ormai 3 o 4 volte, non mi ha dato quel posto, posto tra l'altro che alla mafia fu
forse per una deviazione, poteva sembrare un posto minaccioso, perché, va detto a tutti voi, liberare uno dal carcere, anche un mafioso, non dipende dal capo del DAP e neanche dal ministro, ma dal magistrato che decide lui individualmente se liberarlo. Quindi non c'entra niente la politica. Però la politica, minacciata di chissà cosa, sente le intercettazioni, Bonafede le conosce, lo ha ammesso, quindi si lascia condizionare e non nomina Matteo Di Matteo. Quindi c'è la trattativa, chiarissima. Non si aprirà questo processo, si aprirà, lo apriranno altri, però serve a portarci dentro al tema della giornata, quello della liberazione di una ragazza rapita da un anno e mezzo che, come ha detto Silvia, una ragazza intelligente, convertita all'Islam, quindi abbiamo adesso uno di loro con noi, che dice: io sono stata liberata grazie alla mia forza. Certo, questo risolve il problema, cioè si è liberata da sola, si è liberata perché non si è fatta deprimere, si è liberata perché ha capito che hanno ragione loro. Il nemico, i terroristi, quelli che mettono le bombe, quelli che hanno ucciso italiani ovunque, questi, che sono come la mafia, questi l'hanno convertita. Quindi, forse per questo, l'hanno liberata. No, non l'hanno liberata. No, non l'hanno liberata. No, non l'hanno liberata. Hanno fatto un patto con lo Stato, che in Italia non tratta con la mafia, come abbiamo detto, ed è assai difficile e impervio dimostrarlo, altro che sul caso Bonafede, dove appare chiarissimo, secondo i principi di Di Matteo, che ha denunciato di non essere stato nominato perché la mafia ha impaurito Bonafede, ha detto chiaramente lui. E dall'altra parte l'equivalente, come dicono le sardine, della mafia, che è il terrorismo. Il terrorismo è come la mafia, ma in Italia non si tratta, infatti Moro è morto perché non si tratta. Però se la cosa è all'estero, quindi mafia cinese, mafia russa, terrorismo islamico, mondo che evidentemente, e a quel punto si tratta, e 4 milioni di euro, non da dare, come qualcuno dice, a quelli che non hanno lavoro, che sarebbe un'ipotesi, ma in quella quota speciale di fondi riservati, almeno per comprare le macchine che servono a fare i famosi tamponi. Metodo che è stato usato, è una ipotesi che dico, quindi sono per salvare delle vite. Tu spendi 4 milioni per comprare quelle macchine, oppure li spendi. In questo caso invece i fondi riservati sono stati usati per pagare il riscatto per liberare Silvia. Non sono stati i tweet del mio amico Civati, non sono stati i servizi segreti, non è stata l'intelligence, non ne sono stati gli ambasciatori. Devono dirci perché è stata liberata. Per generosità dei terroristi? O perché i terroristi hanno detto: tanto vi diamo una di noi, oggi è convertita, quindi in fondo lei vi convincerà che abbiamo ragione, perché nulla, a parte la mafia, ma nei comportamenti criminali il peggio viene da quelli che sono in buona fede. Hitler era in buona fede. La follia è nella buona fede, non nel buona fede. La buona fede. Quindi i terroristi sono convinti che il capitalismo sia da abbattere, che la religione cristiana sia da abbattere, e quindi hanno messo le bombe, le hanno messe in Spagna, le hanno messe in America, le hanno messe ovunque. L'Italia è stata ancora fortunatamente risparmiata, ma hanno ucciso molti giornalisti italiani perché volevano combattere contro l'Occidente. Quindi lei oggi testimonia in perfetta buona fede e in perfetta conversione la bontà delle posizioni di quelli che l'hanno catturata, i quali poi ce l'hanno data, non perché hanno detto: vedete come si può convertire all'Islam una persona cristiana? No, solo perché lo Stato ha pagato. Quindi ha trattato con i terroristi, ha trattato con l'equivalente della mafia. 6.000 sardine equiparano mafia e terrorismo, e anche psicologicamente, quando i reati di mafia e di terrorismo non hanno prescrizione, non hanno possibilità di limitare la pena, abbiamo identificato terrorismo e mafia, cioè crimini contro lo Stato nelle sue radici. Allora, perché non si è trattato per liberare Moro e si è trattato e pagato per liberare Silvia? Perché lo Stato, contro ogni buon senso, ha ritenuto, o contro il senso che poi è il più alto, la vita più importante di tutto, quindi anche la vita di Moro. Possiamo dire di essere felici perché è stata liberata Silvia, ma dobbiamo dire che lo Stato ha trattato con i suoi nemici, ha trattato con i terroristi e ha riportato in Italia una italiana che sta dalla parte loro. Quindi ha fatto un'operazione particolarmente complessa.
Loro hanno detto: sì, ve la diamo, prendiamo 4 milioni di euro e vi ridiamo una ragazza islamica che vi spiega perché siete stronzi, siete delinquenti, siete criminali e noi, nell'uccidere e nel rapire, siamo dalla parte del giusto. Ecco, allora sarà qualcuno un giorno, qualche magistrato, che processerà questo governo per avere, con l'entusiasmo di Conte e l'ignoranza naturale di Di Maio, trattato con la mafia terrorista? Ci sarà. Occorrerà che ci sia. Non è che possiamo lasciare che i processi li fa soltanto Di Matteo contro il povero generale Mori e lo condanna per una trattativa di cui non è parte, ma strumento, è mediatore. Mediava per chi? Non lo sappiamo. Quindi una condanna basata su una specie di automatismo per cui Mori era diventato lo Stato e trattava con la mafia. Non sappiamo bene che cosa, ma è stato condannato. Allora il processo si faccia anche a Conte e a quanti felici, sorridenti e tutta destra, sinistra, che bello è stato. Certo, è stata liberata, può dire il Papa, può dire chi crede che la vita è più importante di tutto, ma chi combatte contro il terrorismo e contro la mafia non deve trattare, deve avere la capacità. Come capitò, mi pare, nel caso Sgrena, che qualcuno ricorda, dove ci fu un nostro agente morto perché fece un'operazione che era quella di entrare nel campo nemico e portare via uno ostaggio. No, l'ostaggio è stato dato con il sorriso, quasi dandosi la mano, trattando. Vi diamo 4 milioni di euro e poi tutti a dire: bravo, bravi, bello lo Stato, bravo Civati. Civati ha mandato sul piano umano molti tweet che sono stati di conforto sicuramente se li ha letti per quella ragazza. Quindi umanamente nessuno può discutere che sia una conquista e ci sia motivo di felicità, ma dobbiamo sapere che abbiamo pagato contro i principi fondamentali che hanno portato a morire Moro e abbiamo portato in Italia un nemico, una ragazza che ha, in maniera cosciente, perché non ha detto l'ho fatto finta, l'ho fatto per giocare con loro, l'ho fatto per paura, l'ho fatto, anzi, ho avuto coraggio. Oggi, così come sono stata forte e coraggiosa, vi dico che io sono islamica. Cioè, abbiamo pagato 4 milioni per avere una ragazza col velo convertita all'Islam. Benissimo per la sua vita, preoccupante per noi, che non solo trattiamo con i terroristi, ma decidiamo di ritenere una figura importante da guardare con grande affetto, e affetto è giusto, una persona che sta col nemico. Quindi, da questo punto di vista, potremmo dire una cosa innovativa. Come c'è per molte persone arrestate il concorso esterno in associazione mafiosa, quello di Silvia è concorso esterno in terrorismo. Ha concorso con loro, dando ragione a loro, e ha fatto sì che loro abbiano i soldi per combatterci, per mettere le bombe contro di noi. Concorso esterno, perché o dici sono stata costretta a convertirmi, o sei convinta, come recito in buona fede, che loro abbiano ragione, sei quindi un nemico che noi abbracciamo e da cui possiamo aspettarci qualunque cosa. Poteva abbracciare Conte e magari, visto che l'ha abbracciata, l'altro ha fatto gomito gomito perché è più furbo di Maio, poteva sparare direttamente a Conte. Avrebbe fatto bene, male, sarebbe stato però un atto possibile, perché un nemico che noi paghiamo per avere con noi, resta nostro nemico. Un mafioso che è stato aiutato dalla politica vede il politico diventare come lui. Quindi arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel caso di Silvia abbiamo un concorso esterno in terrorismo, che è uguale alla mafia. Avete capito perché è bene connettere le cose? Avete capito che dobbiamo essere felici perché una vita è stata risparmiata, ma non dobbiamo gioire per niente perché lo Stato si è inginocchiato ai terroristi e aspetta che gli taglino la testa.